buona visione da Erbe Medicali, gli alimenti fermatempo. Buonasera amici, Giampaolo mi fa sempre sorridere e siamo tornati ad Alimenti Fermatempo, la nostra trasmissione che parla di alimenti totalmente naturali. Qui con me, come sempre, non può mancare appunto Giampaolo Tocco. Ben buonasera e ben ritrovati tutti. Lei insomma mi racconta sempre delle storie molto interessanti, l'ascolto grazie. Sempre con grande interesse, così come fanno appunto i nostri telespettatori da casa. E da qualche tempo stiamo parlando appunto di questa stagione magnifica che è appunto l'estate, fa caldo, andiamo al mare, insomma, sì. C'è voglia di libertà e di, stare all'aperto. Porta con sé anche qualche disturbo a livello proprio fisico. Abbiamo parlato le volte scorse appunto della spossatezza, dei dolori muscolari, insomma della pressione bassa. Questa puntata parliamo invece dei problemi legati all'intestino e alla digestione. Nel periodo estivo cambia un po' quelle che sono anche le nostre abitudini alimentari e ne soffre anche quello che è il nostro secondo cervello. Ah sì, sì, perché l'intestino è abitudinario, il cervello a volte dimentica, proprio per una questione di autodifesa. Certe cose tenta di dimenticarle, certe cose, altre cose le tiene a mente. Non so se sono attenzione. Anche il nostro cervello, il nostro primo cervello. È il nostro fa. Primo cervello, difatti, ci sono delle persone di cui non riesco a ricordarmi il nome e il numero di telefono, ci sarà un motivo perché non ti ricordi come si chiama e che numero di telefono ha, perché il cervello elimina, tenta di eliminare, come un computer, più file, più notizie gli butti dentro, più lo riempi. Arriva un certo momento, c'è un libro bellissimo che è Dimenticare per ricordare, è essenziale, è giusto. Bisogna fare una scrematura. Una scrematura, devo buttare via tutte le notizie inutili che ho portato, difatti c'è un vecchio detto che dice la cultura vera, la sapienza è quando ti rimangono i concetti e ti sei dimenticato tutto quello che hai letto, ma ti è rimasto solamente il concetto filosofico di ciò che hai letto. Il sapiente sa tante cose, il saggio conosce l'anima di tante cose. Il nostro cervello screma, l'intestino ricorda tutto. Ricorda tutto. Quindi ha dei ritmi, con l'estate cambiano. Con l'estate cambiano. Lei dice, ma l'intestino è lì dentro, non sa niente, viene con me, non vede. Vado in ferie, e non vado di corpo per... C'è gente che per tutto il periodo delle ferie sta lì una settimana prima di vedere i primi risultati e una soffre. Tragedia. È una tragedia. Perché? Perché l'intestino, si usa dire, no, ho preso una paura e, scusi la volgarità, però va detta, me la sono fatta addosso. Cosa c'entra il farsela addosso con la paura o con la preoccupazione? Dice, ho un esame e continuo ad andare in bagno. Lei pensi all'importanza dell'intestino per noi stessi e per la nostra qualità, per la qualità della nostra vita. Quindi dei ritmi, l'aspetto mentale, l'alimentazione, gli orari, l'acqua. D'estate è tutto sconvolto, bellissima, ma è tutto sconvolto. D'estate noi perdiamo molti più liquidi per quel famoso meccanismo di autodifesa che ha l'organismo. Intanto premetto, dell'organismo se ne occupano i medici. Io porto informazioni, non porto consigli, terapie, diagnosi, questo lo fanno i medici. Tra l'altro sull'intestino, non so se posso dirlo ma lo dico, io seguo con grande attenzione un dottore che avete qui, che io reputo straordinario, perché conosce perfettamente l'intestino e interviene nell'intestino con dei fermenti lattici che non sono, sì lo dico, le porcherie che si trovano in giro. Certo, perché robe che non funzionano. Sistemando appunto il microbioma appunto dell'intestino, dove risiede il 70% del sì. sistema immunitario, riusciamo sì. un attimino a riequilibrare insomma, la nostra salute. Ma soprattutto
individua quei batteri, quei fermenti di cui abbiamo realmente bisogno, perché si vede che c'è uno studio approfondito, perché si vede che c'è passione, eccetera. Però lì siamo quasi ad una cura, ad una terapia, senza il quasi. Ma all'occorrenza, nell'immediatezza del problema, io ho un intestino che, per mancanza di acqua, per variazione alimentare, per un cambio repentino di ritmi, per una temperatura che sale, mi si blocca. Proprio la sua motilità si blocca ed è il cane che si morde la coda. Più si blocca, più si intasa, più si immobilizza, e più si immobilizza e più si accumulano queste scorie che noi dobbiamo eliminare, queste feci che dobbiamo eliminare. Bene, dell'intestino si occupano i medici, ma nell'emergenza estiva io che cosa posso fare, visto il corteo di problemi che si porta dietro la stipsi o gli accessi, i momenti di diarrea, problematiche intestinali che cambiano completamente la nostra giornata? Perché quando vado al bagno troppo spesso, quando non ci vado proprio, ho problemi che non mi consentono di svolgere le mie attività quotidiane, quindi è importantissimo. Allora, sempre con una grande attenzione alla diagnosi e alla cura medica, ma ripeto, nella immediatezza io devo portare nell'intestino una buona sostanza, che è il cranberry, che ha un'antiaderenza, che è un'azione di antiaderenza batterica, che porta nel mio intestino, che porta nel mio organismo attività depurativa, disintossicante, ma devo liberarmi l'intestino subito. C'è un mix di erbe che noi facciamo, credo, da uno dei primi prodotti, forse 30 anni. È un mix di erbe, e anche lì, Barbara, importantissimo, non è il lassativo, non è a base di erbe che sono una bomba, uno stura lavandini che entra, pum, e spinge fuori tutto, che devo correre al bagno, no? E che a lungo andare sono dannose. E che a lungo andare sono dannosissime per due motivi. Primo, perché irritano l'intestino. Due, perché nascondono al medico un problema che lui invece è in grado di risolvere, ricostituendo, no, riparando quella disbiosi intestinale che il medico ripara. Ma ripeto, all'occorrenza o uso il lassativo con tutti i problemi, o uso delle erbe che diano all'intestino quella motilità, quel movimento, quelle contrazioni e quei rilassamenti, quella motilità intestinale che aiuta le feci ad essere evacuate. Noi lo facciamo da 20 e passa anni. Con il caldo è particolarmente utile proprio nei momenti di emergenza. Il caldo influisce moltissimo anche sull'attività intestinale. Il cranberry da una parte, con la sua azione disintossicante, depurativa e di antiaderenza batterica, questo mix di erbe importantissime per ridare la motilità, ma anche qui ne parleremo, importantissima l'origine di queste erbe. Non basta che si chiamino in questo modo, devono venire da terreni incontaminati, se no porto tossine nel mio intestino. E qui torniamo appunto al discorso della tracciabilità, dell'importanza di sapere appunto la provenienza delle sostanze che ingeriamo. Benissimo, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo tra poco. Volentieri. Certo, ecco, siamo ritornati in studio, Giampaolo. Dicevamo appunto che il caldo può dare dei disturbi anche al nostro intestino. Spesso a volte anche quando si va in vacanza, si cambia un po' aria, insomma ci sono questi periodi di stipsi più o meno prolungati che creano davvero dei gravi problemi. È importante risolvere appunto questo disturbo nell'immediato? Sì,
l'esortazione mia lo è sempre stata, da sempre. L'esortazione è importantissima, la diagnosi medica. Un medico e degli esami, come quando si usano gli integratori, io produco integratori e esorto le persone, integratori alimentari e preparati alimentari, esorto le persone a non utilizzare un integratore se non c'è prima un'indagine che definisca qual è la mia carenza. Cioè, siamo all'assurdo, no? Ma la gente lo apprezza, cioè tu non puoi... Ieri mi ha telefonato una signora che voleva a tutti i costi un prodotto e io a tutti i costi non glielo volevo dare dicendo aspetti, perché forse in questa fase, in questo momento non è così necessario. Prima il suo medico deve fare un'indagine e capire qual è l'eziopatogenesi del suo problema. A quel punto andiamo a scegliere volentieri una sostanza naturale che sia quella idonea. Un integratore va assunto quando qualcuno di competente, che non è il mio reparto economico dell'azienda, il reparto competente, che mi dice guarda che bisogna vendere, bisogna pagare le fatture. Non è quello il ragionamento. Il reparto, il personale competente è il medico che fa un'indagine seria e che mi dice sei carente di questo, questo e questo. Nell'intestino c'è bisogno di un medico che conosce il problema, che conosce la fisiologia, che conosce la storia del paziente, va a fare una diagnosi precisa e prescrive una terapia precisa, ma all'occorrenza, siccome potrebbe anche non essere determinata da una disbiosi, da un'infezione, da una problematica importante, ma semplicemente per quello che accade d'estate, vado in ferie e non vado di corpo, perché? Perché c'è un cambio di un ritmo diverso, chiaro, scuro, giorno, notte, i miei orari si spostano, le mie abitudini alimentari variano, il caldo comporta tutto quello che abbiamo detto nelle puntate precedenti, la spossatezza, la stanchezza, che abbiamo contrastato con un cranberry ringiovanendo l'organismo e ridando tono al cuore, alle arterie, alle vene, ai capillari, abbiamo riportato ossigeno in tutto l'organismo, abbiamo bevuto dell'acqua, ma con il cranberry abbiamo portato dentro qualche minerale, qualche vitamina, abbiamo utilizzato un gel alla menta che ha abbassato la temperatura corporea, per cui non ho messo il mio corpo sotto stress, chiedendogli per 24 ore al giorno di innescare meccanismi di termoregolazione. Ho rimesso il mio organismo in condizioni di benessere, probabilmente il mio intestino funziona, ma se nonostante tutto ho qualche problemino, subito io devo evacuare, subito. Non lo posso fare con un lassativo, o meglio, prima del lassativo proviamo a ridare all'intestino la sua efficienza, cioè che si muova per spingere verso l'uscita le feci. Lo si fa con un mix di erbe che però non basta che si chiamino 1, 2, 3, 4 e 5 per funzionare, cioè non sono i nomi delle erbe che funzionano, sono i loro principi attivi che noi troviamo nei vegetali solo se derivano da aree incontaminate, altrimenti non solo non funzionano, ma possono danneggiarci. Per quante volte mi ha sentito parlare di curcumine e di pericolo, rischio curcumina? Sempre, perché comunque, come dice lei, appunto sul mercato ci sono vari tipi di curcumina e uno studio molto importante che cosa ha messo in evidenza? Solo un cretino produce curcumina, fa un prodotto alimentare a base di curcumina e dice alle persone state attenti, perché la curcumina in sé fa benissimo, ma se non ha un'origine certa, non solo non fa benissimo, nemmeno fa bene, nemmeno non fa niente, potrebbe essere dannosissima. Quante volte l'abbiamo vista sta slide?
Quante volte mi è stato detto: Giampaolo, basta, sembra che solo tu la fai bella, buona, brava e funzionante. No, ho semplicemente detto alle persone: guardate che il 90% delle curcumine, Food and Drugs Administration ha detto, non sono curcumine. E attenzione, in moltissimi casi la curcumina fa benissimo, ma se c'è una contaminazione all'origine, non solo non fa bene, se sei fortunato non fa niente, se sei sfortunato ti viene l'epatite. Ma non è la curcumina, è la contaminazione, che dov'è? È nei terreni? È durante la coltivazione? È nei fertilizzanti? È nello stoccaggio? È nel trasporto? È nello stoccaggio presso l'azienda farmaceutica? È una contaminazione nei magazzini a contatto con un'altra sostanza? Vede il glutine. Cioè, è inutile che io utilizzo una farina senza glutine se la metto in un magazzino con le farine col glutine. C'è una contaminazione, non sempre di tipo virale o batterico. Nel caso della curcumina non è una contaminazione né virale né batterica, perché quella famosa epatite non è né virale né batterica né contagiosa né compromette la cellula epatica. Non compromette la cellula epatica come nelle epatiti A, B e non A, non B. È una... e una infiammazione acuta momentanea del fegato che scompare nel momento in cui smetto l'assunzione. Ma perché mi deve far venire un'epatite? Una curcumina che è divina e preziosa, perché c'è stata una contaminazione in uno dei mille passaggi, in uno dei mille momenti della filiera, dalla terra alla pancia del consumatore. Tant'è che sono solo alcuni lotti che poi vengono, sono stati appunto ritirati dal mercato. Sul sito del Ministero, perché la gente parla, ma c'è il sito del Ministero che ti parla di 16-17 aziende, di 19 prodotti, tra parentesi, quasi tutti destinati al dimagrimento, quasi tutti con pepe nero. Dice, ma voi usate il pepe nero? No. Perché tutti lo usano? Adesso abbiamo capito, no, il motivo. Allora, è il pepe nero? È la curcumina? È una contaminazione in fase di coltivazione? Nel trasporto? Non si sa. Si sa solamente che quando paghi poco e non hai una perfetta tracciabilità, hai nel Ministero della Salute 16 colossi farmaceutici, hai 19 prodotti e hai 17-18 casi di spensi su milioni di prodotti e su milioni di consumatori e su decenni di utilizzo. 19 casi sono nulla, ma sono importantissimi. È la curcumina? No, è una contaminazione. Tutti i prodotti di quelle aziende? No, solo alcuni lotti. Vuol dire che quel lotto è arrivato con documentazione insufficiente o falsificata. Ecco l'importanza del piccolo laboratorio che controlla confezione per confezione. Noi abbiamo una persona che controlla confezione, dirò, esagerato, confezione per confezione. Questo ho offerto per 25 anni ai miei clienti ed è forse questo il motivo per il quale i clienti ci stanno premiando. Quindi contro il caldo io ci metto anche la curcumina, che è un potente antinfiammatorio. Quale? Una curcumina di altissima qualità, certa, sicura, insieme a un gel rinfrescante, certo, sicuro, insieme a un cranberry di cui non occorre neanche più parlare. Sono 30 anni che fa l'imperatore dei cranberry sul mercato. Purtroppo è poco. Ecco, di qui appunto l'importanza di offrire dei servizi di informazione come questo, appunto, sì. Per diciamo così aiutare le persone che ci seguono da casa a scegliere quello che poi possono consumare in estrema tranquillità, ottenendo dei grandissimi benefici. Benissimo Giampaolo, grazie per essere stato con noi. Alla grazie prossima. A lei Barbara e grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci da Erbe Medicali, gli alimenti ferma tempo.